non è possibile radunare tutte le opere che il Caravaggio ha fatto, che oggi sono sparse da tante parti del mondo, alcune dentro le chiese, altre musei, collezioni private, impossibile poterle radunare tutte. Allora, dato che è molto bello però pensare di poter far vedere a un pubblico appassionato tutta la produzione di questo maestro, e allora la soluzione è la virtualità. L'impatto è positivo, poi conoscendo l'artista ovviamente fa la differenza, perché se uno lo conosce e ha visto le sue opere riprodotte in questo modo è certamente un'idea geniale, innovativa, e poi ti permette di entrare un po' nell'opera e quindi fa la differenza. Non sei solo più spettatore, ma fai parte insomma di quello che è l'opera dell'artista. Nessuno pretende che sia una mostra vera, anzi il merito, se merito c'è, è che sia una mostra virtuale. E però questa virtualità permette di vedere queste opere come mai si potrebbe nella percezione vera. Caravaggio Experience è una esperienza, per l'appunto come recita il titolo, in cui tutti i sensi dell'essere umano sono sollecitati, e quindi effettivamente c'è addirittura una dimensione olfattiva quando si attraversa la mostra, sonora, c'è questo tappeto sonoro che è veramente come davvero una strada che ti porta, che ti induce a camminare, come deve essere, perché questa mostra non si può vedere stando fermi. Già muoversi, e però il movimento è l'esperienza di fatto. No, quasi non esiste un quadro del Caravaggio in cui c'è un paesaggio, ce ne saranno due in tutta la sua produzione. Lui pretendeva di rappresentare le cose e le persone dentro ambienti chiusi, bui e in qualche modo opprimenti. Chiunque di noi abbia vissuto in ambienti simili sa benissimo che questi ambienti emanano non soltanto uno stato d'animo psicologico, ma un odore. Una dimensione, come dire, subliminale del Caravaggio c'è veramente nella sua opera, come se Caravaggio fosse stato una specie di grande psicologo, psicanalista ante litteram. E il Caravaggio Experience è fatto così per sollecitare lo spettatore a avvertire quello che questo grande maestro ha voluto dire senza spiegarlo. Però Caravaggio non ha lasciato nemmeno una riga di spiegazione delle sue opere. Il Caravaggio Experience prova a dare una spiegazione, però visiva, quindi restando nel linguaggio dell'artista, senza pretendere di
di spiegare chissà che cosa, ma spiegare l'essenza del lavoro sì.